E bella raga, qua è Samus Mesh, oggi siamo qui nella parte 8 del Let's Play di COD WW2 e ci andremo a giocare alla missione offensiva delle Ardenne, 25 dicembre 1944. Quindi, senza perderci in chiacchiere, ce l'andiamo a giocare subito. Sono 6 settimane che è morto Turner e sono stato promosso. È Natale e siamo trincerati nella foresta delle Ardenne in Belgio. Per il freddo pisciamo cubetti di ghiaccio. Sarà un vero inferno. Senza Turner non ci difendeva più nessuno. Credimi, Hazel. Volevo tornare a casa da eroe. Ma ora che comanda Pearson, potrei non tornare affatto. Buon Natale, Turner. Ah, Turner. Pearson ha fatto diventare caporale il campagnolo. Chissà che ne penseresti. Probabilmente che tu sei il solito stronzo, Aiello. Non è questo il momento. A Turner! Il solito fortunato. Sempre il primo, eh? Vi conviene darmi retta. Godetevi la serata, ragazzi, perché domani appena arriva il convoglio, voi sarete in prima linea a difenderlo. E Turner non sarà certo lì a proteggervi! Calma! Calma. Sei caporale ora, eh? Allora aiutami tu a calmarmi. Forza. Dammi una scusa. Ecco, come pensavo. Sono stato con lui 6 anni. 6 anni. Cazzo. Buon Natale del cazzo. Il convoglio è vicino, ed è compito nostro farlo arrivare fino al Reno. Adesso dobbiamo solo sopravvivere al freddo. E a Pearson. Belli stivali, come sembrano nostri. Già, li ha fregati un riservista. Un ragazzino morto congelato. Se Pearson fosse così taccagno, non sarei costretto a fare. Tranquillo. Al riservista non serviranno. Dov'è il campagnolo che conoscevo? Se lo vedi, fammi un fischio. Gran bel Natale, ragazzi. Già. Perché dovrei sognare di starmene al calduccio con la mia ragazza? Quando sono qui a congelarmi il culo con voi. Cazzo, arriva! Aiello, la mitragliatrice! Sì, sergente. Sergente, altre giacche o coperte? State benissimo così. A est sono messi male. Prendi delle munizioni, devi rifornirli. Senza quei colpi, Aiello resterà secco. Allora è meglio non sprecare neppure un colpo. Ok, allora. Consegna la cassa di munizioni, non è un problema, raga. Poi tra l'altro, qui, in questa missione del gioco, è 25 dicembre, quindi è Natale, che Natalaccio. Oddio, che cosa ho detto, Natalaccio, vabbè. Nel senso, passano un Natale del cazzo, raga, in guerra. Vabbè, comunque ci siamo arrivati, vediamo un pochettino, Che ci fai in questa parte della foresta? Ho delle munizioni. Eccolo qui, il nostro Babbo Natale di fiducia. Un regalo di Natale. Che ci hai portato? Cioccolato? Calzini asciutti? Cazzo, crocchi alla collina, ore 12! Ok, tocca a noi, raga. Come crocchi alla collina? Dove? Dove stanno? Eccoli, li vedo. Primo colpo mio. Vai, raga, ma stiamo pure con l'Enfield. Sì, vabbè, seccano sti colpi. Cioè, raga, l'Enfield, secondo me, è uno di quei cecchini che fa un po' di hitmarker, però c'ha tanta mira assistita, davvero tanta. Occhio a quello, ok. Tutto finito, occhi aperti. Dove? Eccone un altro. Eccolo. L'ho visto, eh. Sì, non lo prenderò. Oh. Mio.
Ben fatto, Daniels. Quel crocco non avviserà nessuno. Come cazzo fanno a superare l'88? Meglio se fai rapporto alla tenda di comando. Siamo sotto. Ok, va bene, vado a fare rapporto a Pearson. Vado subito. Che figo, raga. Cioè, tutta questa neve mi mette un po' di freddo anche a me che lo sto vivendo, diciamo. Allora, andiamo un pochettino. Dove cacchio? Ah, ok. Corri, corri, corri. Corri da Pearson. Dai, dai, dai. Ci siamo, ci siamo. Oh, caporale. Ho una sorpresa per lei. Lui è Howard. Sono onorato di conoscerla. Mi dispiace, non mi aspettavo. Di lavorare con un tecnico così bravo? Howard era nella compagnia che ha preso il crinale. Non credo li lasciano combattere. Sì, già. Ci lasciano anche morire. Bene. Arriverà il convoglio e i crocchi scateneranno l'inferno. Non ci sono riserve. Siamo noi le riserve. Dovremo chiedere supporto aereo. Guarda. Daniels si ricorda di essere un caporale. La radio funziona. Sì, meglio non farci affidamento. I nostri piloti sono già impegnati. Scorte, facciamo rifornimento! Assicuriamoci che questi ragazzi arrivino. Sì, si sono rimasti dei piedi. Oh, con la vita, Zussman, è Natale. Va bene, direi che ci siamo, eh. Direi che ci siamo un botto. Ehi, madonna! Pista, pista, pista. Sì. Aspetta, aspetta, una parola. Andiamo, eh. Andiamo un po'. Arrivaro, aiuto! Via, via di qui, via di qui. Pochi metri. A terra! Tieni giù la testa! È finita. Stai bene. Sopravvivere. Vogliono fiaccarci prima di attaccare. Dobbiamo trovare Pearson. Quando un albero salva le chiappe a Zussman. Mamma mia, raga, che casino. Hanno attaccato, raga. I nazisti hanno attaccato. Via, via, via. I mezzi tedeschi sfondano le nostre linee. C'è una radio nel vecchio Valbosto. Avanti, copritemi. La farò andare. La Valbosto è sopra il nemico. Ehi, adesso sei un caporale, cazzo. Agisci come tale. Non possiamo andare là fuori con lui. Sei Dan Quinns. Non mi sorprendo. Se lo dici tu. Ehi, ero sottufficiale. Ho rinunciato ai gradi. Muoviamoci, subito. Fammi strada. Ormai il mondo va alla rovescia. Non ti ho ancora preso a fondo. Ehi, datevi da fare. Se Howard muore, siamo fregati. Howard non morirà, vai tranquillo, Zussman. Allora, dobbiamo raggiungere la radio, ok. Comunque, ragazzi, c'è una cosa da dire di questa campagna, una cosa positiva, è che il doppiaggio di Pearson è ottimo, cioè davvero figo. Allora, andiamo un po' qui. Eccola! È messa di merda! Ci vorrà più del previsto! Teneteli occupati! Hai detto poco! Proteggiamo Howard! Cacchio! Allora, uno. Due. Guarda quanti ce ne stanno lì, raga. Granatina tattica. Ok, eh sì, vabbè, hit marker. No, come faccio a cannare sti colpi? Via, eh. Qui la situazione si fa tosta perché arrivano in gruppi. Guarda quanti ce ne stanno. Va bene. Arrivano da ogni fottuto lato. Guardali, guardali, oh. Comunque, mirano proprio male, eh. Non mi riescono a prendere in tutto ciò. Dai, Howard, veloce, veloce con la radio. Ok. Come funziona? Vado, vado, vado. Ok. Rover Joe, Rover Joe! Qui Dogwood White 5! Chiediamo supporto aereo! Passo! Ricevuto Dogwood White 5. Supporto aereo già assegnato per bombardamento pesante. Tempo all'arrivo ignoto, passo. 509 qui comando. Richiesta urgente di supporto aereo ravvicinato. Richiamate la squadra appena raggiungete l'area bersaglio. Ricevuto. Eseguiremo appena i bombardieri saranno al sicuro. Rotta modificata, siamo a 3 minuti dalla zona bersaglio. Proteggiamo i pezzi da 90. Fuoco di contraerea nemico. Evitate il fuoco di contraerea. Mamma mia, che figata, raga.
Sto pilotando un aereo della Seconda Guerra Mondiale, che spettacolo! P-47 Thunderbolt si chiama. Va bene, va bene. E... ok, aereo per inclinare verso il basso e verso l'alto. Va bene, va bene. Nessun problema, direi. Come? Inverti i comandi di volo? Va bene, sì. Perché no? E ci siamo alla stragrande. Puoi modificare i comandi di... va bene, va bene. Tanto non è... non ci serve attualmente. Vediamo un pochettino. Ma che figata, ragazzi. Cioè, che spettacolo. Allora, quindi io adesso sto accelerando con L. Va benissimo, direi. L'aereo si sta calmando. Facciamo attenzione ai crucchi. Ok. Immagino che devo scontrarmi con qualche aereo, se mi danno il mirino. Che, guardate che figata. Mo adesso non so come erano in Battlefield 1 gli aerei, però... qui non so attualmente come rende, però... mo vedremo un attimo quando ci sarà una sparatoria. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Allora, qui dobbiamo far bordello, raga. Mamma mia. Mamma mia. Un attimo prende confidenza con i tasti che c'ha l'aereo. Ok, vai così. Vai così. Oh, tanta roba, ma che figata. Beh, funziona bene l'aereo. Aspetta che ci sta lui. Che se non lo prendiamo adesso non lo prendiamo più. Il bello è che gli aerei che ci abbiamo contro pilotano troppo. Cioè rispetto ai nostri. Cioè gli aerei che stanno contro di noi fanno mille slalom. Vediamo un pochettino quanti ce ne mancano. Un bel po' direi. Un gran bel po'. Allora, cerchiamo di prendere lui. Ok. Adesso lui. Vai, 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 vai. Può sembrare facile in video, raga, però non è tutta questa facilità. Vai, 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 quasi rotto. Munizioni. Ok, distrutto. Nemico ore 6? Ci penso io. Vai, vai, vai. Mayday, mayday. Rompilo. Dai, gli manca poco a questo. Vai. Niente, eh. Ok. Oh, ma vedete, raga? Tutti slalom fanno, ma che cazzo di aerei so? Guarda, quasi distrutto, vai, ci siamo. Quasi. Oh, alleluia. Mica tanto. Perché sti aerei, raga, si muovono così. Io invece, bene o male, facevo così. Un po'. Mi muovevo normale. Come Mayday? No, 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 non dite queste cose. Io prima lo dicevo per scherzare. Colpiti! Motore sinistro fuori uso! Cavoletti. Ok. Allora, ne sono arrivati altri. Che potrebbero farci bei danni. Eccoli. Mannaggia, raga. Ne sono un po', Sto giro ne sono di più di prima. Vai, però, bene o male, raga, ci abbiamo preso anche un po' la mano, Rispetto a prima, direi, ci abbiamo preso anche un gran bel po' la mano. Vai. Oh, comunque ci mettono tanti colpi per andare giù, Mannaggia. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo pure stare attento che se vado addosso ai miei alleati, mi posso pure rompere l'aereo. Vai. Oh, bella così. Gli altri dove stanno? Va bene, guarda dove stanno tutti laggiù. Morte. Ne sono una cifra, raga. Vabbè. Aspettate un secondino. Vai. Vai. No, no, occhio all'aereo. Mamma mia. Ok, ci siamo quasi. Ci siamo, ok, ci siamo. Manca lui. Vabbè, pure altri, non solo lui. Vai. Direi quasi eliminato. Oh. Ottimo, regà, mamma mia, però sono pesanti da distruggere, perché devo pure stare attento ai miei compagni, che se gli vado addosso, come detto prima, divento pappa per gatti. Aspetta, Vai, quasi distrutto. Ok. Tre aerei, aiuto! Oh. Mamma mia. Ah. Oh, ma chi è che mi è venuto addosso? Mannaggia. Houston, abbiamo un problema. Houston, ci salvi lei. C'è questo qui, raga. Aviatore, trofeo, dai. Comunque, raga, meno male che ci stavano gli alleati, perché sennò mi stavano a fare dei danni incredibili. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. La nona divisione corazzata è impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Rover Joe, Rover Joe! Qui Dogwood White 5! Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo?
In arrivo, Dagwood White 5, 80 km di distanza, passo. Va bene, raga, allora dobbiamo fuggire. Però comunque è stata una missione davvero davvero molto figa quella lì con la parte degli aerei, davvero un botto. Però, pista, assolutamente, perché sennò ci fanno il culen. No, 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 stavo sparando, guarda. Ok, uno. Due. Non è un problema, raga. Tre. Quattro, mannaggia, hitmarker. Aia, aia. Vado a fare di questo. E uso la mitragliatrice, vediamo un pochettino, eh. Un po' di danni li facciamo, però loro ci sparano lo stesso. Se non è che sto pista. Pista! Raggiungi il fianco sinistro. Ci siamo, ci siamo. Difendi i tuoi carri, va benissimo. Non c'è nessun problema. Allora, ok, eliminiamo loro. Eh sì, devo eliminare per forza loro che c'hanno i Panzer Shrek. Via. Carica. Ok. No, no, hitmarker. Oh. No! Oh! Che coolen. Allora, vado a mettere un kit medico per avere la vita quasi al massimo. E ci siamo? Sì, sono in fuga! Ok, dobbiamo entrare in formazione. Occhio a quegli alberi! Occhio! I crocchi torneranno presto! Oh, cavoletti. Oh, cavoletti. Qui ci menano tantissimo, eh. Aiuto. Oh, rabbia. La situazione è tosta. Come famo? Aiuto. Tenersi pronti! Non dobbiamo cedere! Che cosa? Granatina tattica che può servire? Oh 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 oh, e levate Pearson! Seat marker. Ok. Oh, tutti qua stanno, mannaggia. Garand. Non male, raga. Garand è ottimo per questa situazione. O quasi. Ok. Aiuto. Aiuto. Ne sono un po', eh. Ne sono parecchi. Eh sì, vabbè. Ok. Vi giuro, è tosta la situation. Dico qua! L'avete visto? Usiamo i pilotti per segnalare ai T-47 i carri da colpire! Ok, ci hanno aiutato, raga. Vediamo un po', eh. Ah, ok, allora devo fare di questo, raga. Vai. Pista. Vi giuro, la situazione diventa un po' più tosta, ma neanche troppo, perché aerei alleati. Finalmente, raga. Ok, abbiamo anche di questo, che non è malaccio. Però vi devo spostare. Via, 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 via. Che poi è la stessa bombola degli approvvigionamenti. Vediamo un po', eh. Vai là. Mamma mia. Kit medico. Ok, direi che abbiamo pelato. Vai lì giù. Mamma mia. Proiettili ovunque. Vediamo un po'. Alla stragrande. Ci sta qualcun altro? Fianco destro. Di qua, raggiungi Pearson. Via, via, via. Ci siamo, raga. Nessun problema. Vai, 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 vai. Daniels ti indica la radio funziona. Affermativo. Ordina uno scappo su quei carri. Colpiremo i nostri. Ma come ti dico, i crocchi sono esposti. È troppo vicino. Robin, serve supporto aereo immediato a... Le coordinate. Quali sono? 9-1-3-8-2-0. 9-1-3-8-2-0. Ana. Alla riparo. È impazzito. Via, 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 raga. La situazione si fa tragica. Via. Aiuto! Cazzo, stai bene? Dammi la pistola! Non ci
c'è tempo! Trucchi all'attacco! Ci penso io, regà, mago delle pistole. Assolutamente. Ehi, 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 ce ne sono un po'. No! Le munizioni! Ho finito le muni! Sento la mano. Ci sono seduto su. Meno male. Ho una domanda, caporale. Da quant'è che Pearson ha perso il lume della ragione? Meglio se non rispondi. Vincerà una medaglia. Beh, non è andato. Siamo fortunati a essere vivi. Per ora. Daniels, occupati subito di quei gruppi. Sì, sergente. E falla su. Ho già visto quello sguardo. Appena prima di Cassery. Siamo in linea. Nonostante i tentativi di Pearson di ucciderci, siamo riusciti a difendere il convoglio. È stato un gran brutto colpo per i crocchi. Turner ne sarebbe fiero. Ok ragazzuoli, direi che per questo video può anche essere tutto. In questa parte 8 abbiamo visto un bel po' di cosucce interessanti, ad esempio pilotare gli aerei, e è stata davvero una figata. E la prossima missione sarà Imboscata, e la vedrete nella parte 9. E quindi, che dire, un bel pollice in su, Facebook ed Instagram, link nella descrizione, e qui, da Samus Mesh è tutto, bella raga!